E là, cercavate un'opinione sulla serie crossover Dragonero Conan? Subito dopo la sigla. Carissime amiche, carissimi amici amanti dei fumetti, benvenuti a questa nuova video recensione. Vi parlo oggi, diamo una chiacchierata su questa serie Dragonero Conan che ho appena finito di leggere. Beh, serie crossover, in questo caso non con la DC, nemmeno con la Marvel ormai si può dire più di tanto, perché Conan ormai quanto a diritti è un divago. Vabbè, insomma, comunque abbiamo parlato di un Dylan Dog Batman recentemente fortunato, abbiamo parlato di un Flash Zagor sfortunato, quindi questo Dragonero Conan. Non avevo come al solito grandi aspettative, partiamo da questo, però un pochino la vocina ti solleticava e ti diceva gli altri, per non parlare appunto di Zagor, Flash, più di tutti, stridevano un pochettino a volte a volerli racchiudere assieme, no? In questo caso, invece, un guerriero con la sua spada, più o meno ai tempi del fantasy del Medioevo, altrettanto più o meno Conan, che anche lui ogni tanto ha a che fare con magia, insomma, fa fantasy in modo diverso, ma più o meno, tutto sommato, potrebbero quasi anche convivere. Non è così distante, però proprio quando ci sono queste cose, no, che ti sussurrano orecchio, guarda, questo potrebbe quasi starci, eh? Che ne dice? Meglio subito avere i piedi piantati per terra e qualche dubbio. Allora, andiamo a vedere se è stato legittimo frenarsi un attimo sull'hype di questa storia e andiamo a dare un parere su questi volumi. Non appena data la sfogliata alle pagine, ha parlato un po' della trama. Conan, mentre stava combattendo un drago, si ritrova trasportato nel mondo di Dragonero, più precisamente nella Terra dei Draghi, poco oltre il Vallo. Viene tratto in salvo, rinchiuso dentro le mura, dalle guardie che presidiano la frontiera. E anche Dragonero interviene e si ritrova, assieme a sua sorella Mirva, a rincorrere la bestia alata. Conoscerà quindi Conan, il quale si renderà forzatamente un collaboratore per la causa. Da lì in poi non potranno scambiarsi tanti convenevoli, in quanto la ricerca del drago e di vari combattimenti si faranno estremamente serrati. Ma perché il drago fugge e cosa porta con sé di così prezioso? Dunque, dicevamo, una situazione che ci catapulta, come abbiamo visto, subito nell'azione. Prima con Conan, poi interviene Dragonero assieme e non ci sono tanti tempi per convenevoli, come abbiamo detto. Quindi si mena, si rincorre questo drago, si stagliuzzano viverne e cose di questo genere qui. Molto frequentemente, molto continuativamente anche. Molto tempo per ragionare, per capire un attimo anche che cosa sta succedendo, non c'è, e forse possiamo dire anche non c'è questo grande tempo per gli spiegoni, che secondo me, visto lo spirito con cui spesso vengono prodotte e si affrontano questi crossover, è anche una misura corretta, no? Inutile andare a fare mega spiegoni per far cercare di quadrare tutto, quando il tutto poi alla fine appunto si riduce, si ferma a questa breve storia qui composta. Qui composta in questi tre albi, e alla fine è valsa questa pena. Hanno indovinato la misura anche in questo crossover. SNI, il famoso SNI. È questa la serie che tra quelle che vi ho citato mi sta nel mezzo. Io non ho preso quella Justice League Next and Never, del resto lo stesso Zagor, Flash l'ho letta perché mi è capitata di passaggio tra le mani. E così farei anche, penso, con l'altra Sonata Never. In questo caso, invece, un po' più perché sono completista di Dragonero, un po' perché non mi sembrava una cagata fuori dal vaso, ho detto, a questo prezzo, stiamoci. E dico che si posiziona nel mezzo. Perché? Allora, innanzitutto la storia è un setting molto, molto tirato. Continuano a combattere, a rincorrere questo drago, come detto c'è dinamismo, come detto non si perdono i spiegoni che poi potrebbero diventare inutili, come ho detto
non ci sono fardelli che potevano appesantire la storia inutilmente. Però, e questo da come mi sono confrontato anche con alcuni amici, ho visto abbastanza condiviso, nemmeno è quella storia che ti lascia qualche traccia. E tornando alle aspettative, diciamo, beh, è normale, no? Con un crossover di solito non è così, e infatti sono d'accordo. Presa come cosa su cui non c'erano tante aspettative, quasi più per togliersi una curiosità, va bene. Però ti rimane un po' l'amaro in bocca. Perché cosa? L'occasione sprecata? No, avendo detto appunto che le occasioni sprecate sono quelle dove puoi fare delle cose meravigliose avendo le giuste carte in mano e invece deludi. No, qui come ho detto c'era poco da deludere, ma non ti rimane granché, secondo me, di questa storia. Ti ricorderai che si sono incrociati per rincorrere un drago, ma alla fine questa è la storia. Vengono catapultati reciprocamente in un universo di uno e dell'altro per rincorrere sto drago che ha queste gemme che donano qualche cosa, un potere perverso che ti corrompe anche e tutto eccetera, e che potrebbe appunto far divenire il futuro disastroso, tutto quello che sei in mano sbagliate, punto, è finito. Non c'è particolare scontro tra i due, non c'è approfondimento particolare tra i due personaggi, perché magari Conan è uno che va giù a testa bassa ed effettivamente non c'è tanto da raccontare. Magari sì, ma magari trovami qualche gimmick. E chi è infatti che abbiamo visto ha fatto meglio in queste serie? Proprio la serie Batman di Landog, quella che era fatta trasudare, piena di gimmick, proprio per divertissement, per l'appassionato di Dylan, per l'appassionato di Batman, e che si faceva una qualche risatina, una qualche smorfia, sfogliandosi la sua storiella. Poi anche la storiella alla fine si raccontava qualche cosa interessante, più o meno, chi si è visto, tanto ci stava o non ci stava. Qui scorre tutto, magari le tavole, come detto, anche graficamente, non posso dire che siano malaccio, non sono però né lo spettacolo di Camuncoli, sì, su Flash e Zagor, però... Comunque un discreto lavoro, una discreta interpretazione, non il mio stile né bonelliano né comics preferito, ci sono delle peculiarità praticamente preferite, un po' sporchine, un po' più spigoloso, ma tutto sommato ci sta, anche questo poteva starci, poi nelle tavole c'è appunto questa dinamicità che segue un po' l'azione, assolutamente può andare bene, semplicemente non c'è questo stupore, non c'è un turning point, non c'è la cosa che ti crea chissà un particolare stupore, come dicono, magari non c'era da aspettarselo, ma allora gioca piuttosto, come ha fatto di Andrew Batman, sull'umorismo, sui giocare sui cliché dei due personaggi, qui il fattore su Conan che è uno molto svaccaro, molto barbaro appunto, si accenna un po' ma non viene approfondito anche dal punto di vista empatico, anche qui. E lo stesso un po' vale per Drago Nero, un po' più forse ingessato, un po' più lineare, anche il setting, perché si ritrovano prima qui, poi di là, porsi domande no, ma anche lasciare tutto che scorra così, non mi ha dato questa convinzione. In più il discorso appendici, il discorso, le due storielle, due di Drago Nero e due di Conan contenute all'interno, che cosa ci aggiungono? Relativamente poco, perché lettori di Conan che si andranno a leggere sto Drago Nero, dai, pochi, quindi anche quel mini riassuntino che può essere paventato con due pezzettini di storiella qui e là, vogliono essere un mega ultrasunto del mood delle origini, facendo un po' di collage di pagine, no, non è quello che ti può lasciare qualcosa in così poco spazio. E anche le due storielle di Conan davvero sono pochissima cosa, ti fanno capire anche poco del mood di Conan, sono poco indicative. Una tra l'altro, quella di questo, secondo me è disegnata anche piuttosto male, proprio non mi è piaciuta. Questa già è più piacevole dal punto di vista delle grafiche, nettamente più piacevole. Comunque, invece, pensando all'operazione,
la trovo riempitiva, la trovo che va un po' a mettere qualche cosa per giustificare di spalmare questa storia in 3 volumetti. Forse si concludeva in 2, considerato un po' che questa era anche buona parte contenuta dello zero nel primo. Insomma, comunque si è voluto comprimere. Questo ci stava in uno specialone, no? Il classico Dragonero speciale, un po' come era successo, in cui ci metti la storia. Ovviamente non si poteva fare perché qui di mezzo c'è un'operazione commerciale e va sfruttata al massimo. Però in questo modo è un modo un po' poco piacevole. Poco piacevole, tra l'altro, segnalare come, e qui come al solito ci vedi, quella malizia che magari sai che non c'è, ma guarda caso tutte le volte alla fine succede. Cioè, vado sul, dopo averle lette, così volevo vedere se mi davano qualche nota, perché non ero sicuro, visto come erano montate le pagine delle origini, che fosse magari al 100% materiale già edito. E quindi vado nelle pagine dei volumi, dove al solito, numero 54 di Dragonero, numero 263 di Tex, numero così, c'è scritto, anche quando compaiono più storie, da questa pagina a questa pagina, la storia è questa, gli autori di questa storia sono questi, se vuoi anche il piccolo riassuntino. Qui, niente, riassuntino di come, tra l'altro anche che indica chissà che sinossi della storiella, menzione del contenuto extra in fondo delle cose contenute, zero, zero. Anche qui a Bonelli mi perde anche da questo punto di vista, e guarda caso maliziosamente quando si tratta di contenuti, cose un po' commerciali. Vabbè, ho sproloquiato abbastanza su questo che voleva essere un commento, ecco, non troppo critico. Il disco è una operetta che si lascia leggere, che però ti toglie il gusto di, se avevo aspettative di dire magari è fortunato quanto di Land of Batman, che un po' mi ha divertito, qui invece semplicemente arrivi in fondo, vedi cosa si svolge, ma anche durante le letture, anche una volta finito, chiusi gli albi, non mi ha lasciato davvero granché. Fatemi sapere, ovviamente, nei commenti qui sotto, se per voi è stato... Ola. Fatemi sapere, ovviamente, nei commenti, se per voi invece magari non è stato così, se è piaciuto percorrere questa strada tra Dragonero e Conan, oppure al contrario, se vi ha deluso, schifato clamorosamente, non vi aspettavate questo livello di roba. Tutto qui nei commenti, oppure come al solito, se volete approfondire, noi nel gruppo, anche su Telegram, trovate il link in descrizione, ne parliamo spesso e volentieri di fumetti, come vedete, di Dragonero, di francesi e di quant'altro. Bene, questo era quanto, per tutto il resto ovviamente ci vediamo alle prossime video recensioni, ciao da Viper e alla prossima!